Preghiera per la Shoah. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, Messia atteso dai secoli, unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre, ci rivolgiamo a Te in questo giorno della memoria, durante il quale, con profondo dolore, ricordiamo le tante vittime dell'Olocausto, consumato ai danni dei nostri fratelli ebrei nei lager della Germania di Hitler. Non permettere più che nel mondo ci siano stragi di persone innocenti, di qualsiasi razza, religione, popolo, nazione, condizione sociale e personale, o colore degli occhi o della pelle. Mai più olocausti del genere, ma solo pace e speranza per il mondo intero. In questo giorno in cui sentiamo forte l'appello a fare memoria di quanti sono stati uccisi nei lager nazisti e bruciati vivi, quali veri martiri del XX secolo, nei forni crematori di Auschwitz. Ti eleviamo la nostra umile preghiera perché possa illuminare le coscienze e i progetti dei potenti di oggi e di sempre, di quella vera luce che viene dal cielo e che Tu hai rivelato a Mosè sul monte Sinai e Gesù Cristo ha portato a compimento sul monte Calvario, ove Tuo Figlio si è sacrificato ed è morto per i peccati dell'umanità. Noi rinnoviamo la nostra fede nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe e ci impegniamo a vivere in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle del mondo intero, specialmente con i nostri cugini e predecessori nella fede dell'unico Dio, che a tutti ha lasciato come quinto comandamento quello di non uccidere e di amare e difendere la vita. Perdona quanti hanno massacrato fratelli e sorelle in umanità durante la Seconda Guerra Mondiale, mostri come i tanti dittatori del secolo scorso non abbiano più spazio e possibilità di affermarsi in questa umanità del terzo millennio nell'era cristiana, ma vengono abbattuti con la forza della ragione e della fede prima che compiano crimini di ogni genere. Mai più, Signore, esaltati e prepotenti che uccidono e distruggono la vita della gente, azzerando la speranza e la gioia dell'umano genere. Mai più crimini contro l'umanità. Mai più per l'eternità. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Regina della Pace e Consolatrice degli afflitti e dei disperati. Te lo chiediamo inoltre per intercessione di San Massimiliano Kolbe, vittima sacrificale sull'altare dell'Olocausto nella Germania hitleriana. Te lo chiediamo infine per l'intercessione di Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, la monaca carmelitana convertita al cristianesimo che ha visto gli orrori infiniti della Shoah. Amen. Te lo chiediamo, Signore, per il Tuo stesso amore che Ti ha portato qui sulla terra a sacrificarti per noi. Amen, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.